L'abete. In una grande foresta viveva un piccolo abete. Era il più giovane ed anche il più piccolo tra tutti quelli che gli stavano intorno. Aveva un solo desiderio: crescere il più in fretta possibile. Non si curava degli animali che giocavano nella foresta o dei bambini che saltavano lungo il sentiero. Non gli importava dell'aria fresca né del sole caldo. Pensava solo a quanto sarebbe stato bello quando fosse cresciuto. Quell'anno gli spuntarono nuovi rami e diventò un pochino più alto. L'anno successivo crebbe ancora un po' di più e gli spuntarono molti altri nuovi rami. Ma l'abete non era contento. Un po' triste pensava: vorrei essere alto come tutti gli altri alberi, ondeggiare al vento e dalla mia punta vedere tutto il mondo. E vorrei che gli uccellini facessero il loro nido tra i miei rami. A volte arrivava un leprotto e gli saltava sopra. E questo gli faceva rabbia, perché l'animale non poteva saltare sopra gli alberi alti, ma poteva soltanto girar loro intorno. Sì, crescere e diventare sempre più grande era la sola cosa bella di questo mondo. D'inverno vennero nella foresta Italialegna per abbattere con le loro asce gli abeti più alti. Mozzarono loro tutti i rami, levarono la corteccia finché non rimasero che lunghe aste sottili, che vennero poi portate via. Il piccolo abete era curioso di sapere dove andassero a finire. Chiese alle allodole, alle rondini e alle lepri se sapessero, ma nessuno gli diede una risposta. Finché un giorno una cicogna planò vicino e gli raccontò: torno proprio ora da un volo lungo il fiume. Là ho visto molti bastimenti con gli alberi nuovi, e secondo me erano quelli, perché odoravano di pino. Quando l'abete sentì ciò, pensò: oh, come vorrei essere alto abbastanza per diventare l'albero di una nave. Vorrei stare sul suo ponte, vedere oltre il fiume e fare lunghi viaggi. Il sole e il vento cercarono di convincere l'abete a godersi la sua gioventù e il pensiero di avere ancora una lunga vita davanti a sé. Ma naturalmente il piccolo albero non ascoltava i consigli delle più vecchie forze della natura ed era sempre triste. All'avvicinarsi del Natale vennero nella foresta persone che non erano interessate agli abeti più alti e più vecchi. Cercavano i pini con i rami più belli, li abbattevano e li caricavano sui loro carri. L'alberello pensò: chissà dove stanno andando? Chiese a tutti gli animali che vedeva, ma nessuno sapeva rispondergli. Dopo un po', un passero, che faceva parte di uno stormo appena arrivato dalla città, gli disse ciò che voleva sapere. Noi andiamo spesso in città e guardiamo dentro le case della gente. In questo periodo vediamo gli abeti nel calduccio di una stanza, ornati con candele, decorazioni, neve artificiale e piccole corone d'oro. Quando l'abete udì ciò, pensò: oh, come mi piacerebbe essere in una calda ed accogliente stanza, addobbato con una corona e delle candeline. Deve essere più bello che navigare sul fiume e vedere il mondo. Trascorse un altro anno. L'abete diventò ancora un po' più alto. Arrivò Natale e di nuovo vennero nella foresta persone in cerca di begli alberi. Un paio di bambini videro il nostro piccolo abete e chiamarono il padre. Ehi papà, guarda qui! Questo sì che è un bell'albero di Natale! Il padre andò a vedere il pino che i bambini gli avevano indicato e rispose: sì, avete ragione. Questo infatti è molto bello. Lo prendiamo subito. L'uomo prese la sua ascia e con un paio di colpi abbatté l'alberello. Ora il piccolo abete si sentiva un po' triste perché doveva separarsi dai suoi amici della foresta, gli uccelli, le allodole, i conigli, per non parlare di tutti gli altri alberi. Per contro, era così felice di essere stato scelto per andare nelle case della gente. Il padre e i bambini portarono l'abete a casa, dove fu messo in una grande stanza. Dopo un po', i domestici e le cameriere di casa arrivarono a decorare l'alberello. Appesero carte colorate, palle luccicanti, candele. Spruzzarono neve artificiale sui suoi rami e sulla cima misero una meravigliosa stella d'argento.
Quando ebbero terminato di addobbarlo, tutti sistemarono i loro regali ai suoi piedi. L'abete era così eccitato per tutte quelle attenzioni che pensò: oh, quando tutte le candeline saranno accese, sarò probabilmente il più bell'albero di Natale del mondo. Un po' più tardi, le candeline furono accese. L'alberello guardò i suoi bei rami illuminati e mormorò: che luce, che bellezza e che splendidi colori! Tremava per l'emozione. I bambini arrivarono cantando dentro la stanza. Le luci risplendevano nei loro occhi. Cominciarono a danzare intorno all'abete. Tutti gli sguardi erano per lui e per nessun altro. Dopo un po', i regali furono presi e spacchettati dai bambini. Poi entrò nella stanza l'uomo che l'aveva abbattuto nella foresta e si sedette su una sedia. Cominciò a raccontare la storia di un taglialegna che doveva sposarsi con una principessa. Tutti ascoltavano senza fiatare il racconto e nessuno prestava più attenzione all'abete. Le candeline sui suoi rami si consumarono sempre di più e alla fine si ridussero a minuscoli lumicini. Quando la fiaba fu finita, tutti lasciarono la stanza e chiusero la porta. L'abete rimase solo nella camera buia e pensò: peccato che sia finito, ma domani è un altro giorno e mi addoberanno con nuove candeline e sarò di nuovo il centro dell'attenzione. Sì, domani sarà un'altra bellissima giornata. Ma il giorno dopo due domestici entrarono nella stanza, ma non per abbellire nuovamente l'abete. Staccarono un po' per volta tutte le decorazioni, poi lo presero e lo portarono in soffitta in un angolo buio. Che significa questa faccenda? Pensò l'alberello e cominciò a piangere. Che vogliono che faccia qui? Io voglio ritornare sotto, nel salone, ed essere di nuovo addobbato con le luci e tutte le altre decorazioni. Desidero sentir cantare i bimbi intorno a me. Passarono giorni e notti senza che l'abete vedesse nessuno. Provò a pensare perché fosse stato messo in solaio, ma non gli venne in mente nessuna buona ragione. Dopo circa una settimana, un topolino uscì da un buco nella parete di legno. Si guardò intorno, osservò sorpreso l'abete e squittì: da dove vieni, vecchio mio? E dalla dispensa dove sono conservati pane e formaggio? L'abete era finalmente felice di vedere qualcuno dopo tanto tempo e rispose: io non sono vecchio e non arrivo da nessuna dispensa. Arrivo dalla foresta, dove splende il sole, soffia il vento e gli uccelli cinguettano. L'abete raccontò quello che gli era successo e il topolino ascoltò con interesse. La notte seguente il topo ritornò nel solaio con tanti altri amichetti. Quando si furono sistemati tutti intorno all'alberello, il topolino disse: ho detto ai miei amici che sei un bravo cantastorie ed ora vogliono tutti ascoltare una delle tue fiabe. Che buona idea! Vi racconterò una bellissima storia. L'abete raccontò ai topi la fiaba che aveva sentito dall'uomo nel salone, quella del taglialegna che doveva sposare la principessa. Quando ebbe finito, i topi furono molto dispiaciuti perché l'avevano apprezzata moltissimo. Il topo che aveva scoperto l'abete in soffitta disse: che storia fantastica! Ne conosci altre da raccontarci? Qualcuna che parli di salami, formaggi, salsicce? No, mi dispiace. Ne conosco una sola ed è quella che vi ho appena raccontato. Ma posso ripetervela di nuovo se volete. Ai topi l'idea non piacque e, contrariati dal fatto che l'abete conoscesse una sola fiaba, se ne andarono dal solaio e non ci tornarono mai più. Il piccolo abete rinsecchiva sempre più nell'angolo più scuro della soffitta. Diventava sempre più triste e sperava che in primavera la situazione sarebbe migliorata. Dopo lungo tempo due domestici vennero in solaio, presero l'alberello e lo portarono fuori. L'abete dimenticò subito la sua infelicità e pensò che la vita sarebbe di nuovo diventata bella. Ma si sbagliava. Non c'era futuro per lui,
perché il servitore che l'aveva portato fuori lo buttò per terra e cominciò a colpirlo con un'accetta. «Ecco», disse il domestico, «farò un bel mucchio di legna da fuoco per il camino». Quando l'abete capì quello che sarebbe successo, pensò: «Oh, povero me! Almeno fossi stato felice nel bosco tra gli altri pini, quando ancora lo potevo. Oh, se avessi ascoltato i consigli del sole e del vento! Ma ora è troppo tardi». Aveva ragione. Fu l'ultima cosa che pensò, perché poi il domestico lo tagliò in mille pezzi. Thank you.